Noi siamo una forza politica europeista, crediamo nell'Europa, e proprio perché crediamo molto nell'Europa e nel suo futuro, sosterremo l'esigenza di cambiare molte delle regole che oggi sono alla base della vita delle istituzioni. Così com'è l'Europa con i trattati attuali rischia il naufragio, l'aumento dei nazionalismi, l'ostilità verso l'azione politica dell'Europa nasce da lì, dal fatto che il progetto che stava a cuore ai padri fondatori si è fermato a metà strada. Io credo che occorra riscrivere i trattati, trasferire molte delle competenze che sono rimaste in carico agli Stati nazionali alle istituzioni europee. Basta pensare alla politica estera piuttosto che a quella fiscale per comprendere di cosa stiamo parlando. Questo è un grande tema tra quelli che dovrebbero essere appunto di competenza esclusiva dell'Unione Europea. Se tutti hanno la voglia di affrontare il tema con responsabilità condivise, il tema diventa più semplice da gestire, è un grandissimo tema storico, epocale. Se invece resterà la situazione attuale, nella quale poi alla fine sono i singoli paesi che decidono, avremo grandi discussioni con contraddizioni crescenti. Useremo questi argomenti, che sono argomenti peraltro di buon senso, una categoria che viene ancora prima dalla politica. Io credo, come le dicevo, che sia molto importante partire dalla riscrittura dei trattati e contemporaneamente procedere sulla via della resa più democratica delle istituzioni europee, dunque dare ai cittadini la possibilità non soltanto di eleggere i loro rappresentanti nel Parlamento, ma di far sì che attraverso l'elezione dei rappresentanti ci sia anche la definizione della composizione della Commissione, non soltanto il candidato a Presidente della Commissione, ma anche i singoli componenti dovrebbero avere un vaglio democratico che oggi non hanno. E poi, per quanto riguarda le materie, si tratta di assegnare all'Europa alcuni dei grandi temi. Non è possibile che in materia di politica fiscale ci debba essere l'unanimità per poter decidere qualunque cosa. Non è possibile che per quanto concerne la politica estera questa rimanga in carico agli Stati-nazione. Bisogna che ci sia un trasferimento di sovranità e di responsabilità che vale per la politica, per le istituzioni, ma vale anche per la rappresentanza sociale. Quello che le sto dicendo, ad esempio, è molto importante che accada anche nei vari livelli della rappresentanza economica e sociale. Penso alle organizzazioni delle imprese, a quelle dei lavoratori. Anche lì c'è bisogno di Europa. Io credo che sia molto importante per il futuro in Europa creare aggregati, anzi un aggregato, che sia visibilmente e coerentemente di sinistra. Oggi il travaglio del Partito Socialista Europeo e di conseguenza anche del gruppo socialista europeo è sotto gli occhi di tutti. Quello che è capitato in Germania di recente, qualche giorno fa, l'uscita del presidente del gruppo socialista per la sua candidatura in Italia, sono sintomi di un processo che non è fisiologico, anche elementi di patologia che avranno una ricaduta inevitabile su una delle storiche famiglie della politica europea. Io credo che occorra guardare ad una sinistra nuova in Europa, quella che può mettere insieme esperienze nuove e molto interessanti, come sono quelle portoghese, quella greca, quella spagnola, con formazioni che non rispondono alla vecchia socialdemocrazia, ma che sono figlie di una stagione che soltanto qualche anno fa non era immaginabile. Credo che sia molto importante che Liberi ed Uguali possa lavorare in Europa in questa direzione, insieme a tutti quelli che lo vorranno.